Buongiorno, oggi facciamo una masterclass sul balletto Manon. È un balletto che io ho molto amato, che ho avuto la fortuna di ballare veramente per moltissimi anni, nell'arco della mia carriera, ovunque nel mondo, ma in particolare ho avuto la fortuna di lavorarlo direttamente all'età di 19 anni con Sir Kenneth MacMillan, che è il coreografo. È un balletto straordinario, veramente unico ed è un ruolo complesso ma bellissimo da ballare. Oggi lavoreremo sulla variazione di Manon nel secondo atto e scopriremo come le variazioni sono in realtà dei monologhi, in particolare quando sono in un balletto come questo che è narrativo ed è drammatico. E la difficoltà è nel rendere i passi. Parole non dette, quindi come l'uso della tecnica diventa espressione, quindi non è una tecnica fine a se stessa, ma è una tecnica che si trasforma proprio in emozioni, in espressione. Ed è abbastanza difficile perché sono passaggi tecnici che magari non si vedono, non si comprendono al primo impatto, però in realtà cambiano completamente proprio la qualità del movimento che diventa espressione. E niente, spero che vi piaccia seguirci. Vi voglio intanto introdurre alle mie tre meravigliose ballerine e amiche, che sono Virna, Nicoletta e Martina. Ah, l'hanno ballato, Martina forse ancora no, per cui è nuovissima nel ruolo. E niente, iniziamo. Allora, intanto volevo dirvi come una cosa che mi colpì subito della mia prima prova, o una delle mie prime prove con Macmillan, fu il fatto che lui era sempre abbastanza silenzioso, stava seduto là davanti, molte volte con gli occhiali da sole, e mi disse: "Mi fai vedere come cammina Manon?" E io rimasi molto colpita perché ovviamente ero ancora molto giovane. E pensavo ai passi, pensavo alle pirouette, pensavo come cammina. E mi fece fare veramente mezz'ora solo camminando. E fu una grande lezione che poi mi servì per tutti i ruoli che poi ebbi così la fortuna di fare, perché ogni persona ha un modo di muoversi particolare e nel modo in cui cammina sveli chi è il personaggio, chi è il ruolo, che cosa nasconde, no? Per cui voglio che teniate presente questa cosa, che poi magari poi lavoreremo un attimo insieme. Come sappiamo in questa variazione siamo in questo bordello in realtà, ma non. Ci ricordiamo che è comunque molto giovane, è comunque una ragazza giovanissima, molto bella, molto piacevole, e in questa variazione deve creare una magia, deve ipnotizzare tutti i presenti, ma in particolare sedurre questi due uomini, no? Degrieux, che la ama follemente, e Monsieur JM, che invece la compra. Io credo che lei abbia la convinzione di essere completamente in grado di manipolare la situazione attraverso la sua sessualità, attraverso un suo appunto modo di essere seduttiva, che poi scopriremo che in realtà la porta alla morte e non era lei alla fine a manipolare nessuno, ma era un'illusione, era in realtà manipolata. Quindi, cosa vogliamo fare? La vogliamo fare tutte e tre insieme prima e poi facciamo una alla volta, magari, tanto per ricordarcela oggi. La variazione inizia con questa corsa e già in questa corsa non vogliamo dare l'impressione che corriamo per prepararci per fare la variazione, ma è una corsa in cui già chiami l'attenzione, no? L'attenzione di tutti i presenti. Quindi è molto importante, ecco qui viene, è dove vogliamo vedere questa famosa camminata, anche se è un po' più una corsa, ma lei è come un gatto, è come un,
un felino che sa esattamente ogni volta che posa un passo, sa che cosa sta facendo, quindi non è nulla di casuale mai in questa particolare variazione, è calcolato ogni movimento. Va bene, quindi facciamo la prima corsa, iniziamo proprio da lì, io vi guardo. Ok. Bene, fermiamoci. Grazie Paolo. Bene, la corsa era bella, mi è piaciuta. Quando arriviamo qui, ricordiamoci, quando arriviamo qui, questo è proprio uno statement, cioè il silenzio, l'immobilità è importante, quindi vogliamo calcolare musicalmente come arriviamo qui per avere un attimo in cui siamo proprio ferme, in modo che il primo passo che facciamo è importante, cioè questo è importantissimo. Esatto, se noi arriviamo qua all'ultimo momento perdiamo questo momento, invece questo è proprio uno wampa. Esatto, e vogliamo veramente veramente andare completamente, fare un piccolo développé molto voltato, perché questa cosa di voltare le due gambe, i due, ci tiene in equilibrio. È più basso, Nicoletta, era troppo alta la gamba, più basso, è qui. Questo è molto più espressivo di averla più alta, che non, però alla fine sì, bene, esatto. Pensa di quello in écarté, prima di andare subito fuori equilibrio, sei in equilibrio un attimino con questa parte. Vai, stai qui, esatto, cioè vuoi essere qui prima di spostare il fianco, esatto. Bene Martina, non fate assolutamente, perfetto, non fate assolutamente rumore. Non voglio sentire, esatto, e non lo voglio sentire non perché è brutto da sentire, a parte che lo è brutto da sentire, ma non è solo quello, è proprio che vi obbliga a un'altra fisicità, il fatto di non fare rumore. E questi, quando poi saremo in scena, avremo i due uomini, uno da una parte, uno dall'altra, questo è per lui, questo è per lui, questo è per lui, questo è per lui, e anche qua, silenzio, scusami, qua, silenzio. Tararara, wham. Sotto. È un momento ferma qua. Vogliamo proprio vedere questo momento. Tararara, yararara, musica. Siete un po' in ritardo, siete sempre tararara. Invece cercate di essere veramente musicali. Ok? Vi dico un'altra cosetta, quando facciamo questi bourrée andando indietro, pensateli, abbiamo finito l'attitude, che non iniziano qui, ma vi spingete un po' indietro, cioè questa gamba in coup de pied va un pochettino più lontana, in modo che abbiamo questa sensazione e non questa. Ok? Qui dovete essere veramente carismatiche, dei magneti, per cui quando andiamo indietro siamo veramente, siete magnetiche. Non è solo questo, è proprio lo attirate.
Ok. Ve le dico tutte e poi lo rifacciamo. L'altra cosa, quando facciamo gli attitude e arriviamo e abbiamo questi traiam, pam, 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 questo lo voleva, era molto importante, perché vogliamo proprio vederlo, yam, yam, pam. Tutte le volte che il piede esce, esatto, anche dopo gli attitude, quando ci sono quei piccoli sutenu, mettilo per, proprio mettilo giù, esatto, yam, pam, pam, yam, pam, pam. Ricordiamoci anche il costume, abbiamo questo costume che è molto lungo, abbiamo fuori solo da qui in giù e solo le spalle, quindi è ancora più importante essere espressive, ogni movimento è voluto, è qualcosa, eh? È qualcosa, non è mai casuale. Ok, vogliamo rifare questo, questa parte, poi continuiamo? E poi anche tutte queste cose. Giro. Attitude, vogliamo sentire loro con la schiena. Esatto. Cioè, siamo sempre consapevoli di avere gli occhi di tutti addosso e ci piace. E non solo, ma siamo come delle domatrici qui, eh? Sappiamo esattamente quello che stiamo facendo in ogni movimento. E tutto è vivo, la schiena, le spalle, cioè ogni cosa la controlliamo noi perché vogliamo. Ok? Di nuovo, ascoltiamo un attimo la musica solo di questo inizio. Guarda, venite insieme. Ok, bene, grazie Paolo, adesso lo faccio. Meglio però, veramente molto meglio. Adesso facciamo questa parte, questo qua, pirouette giù, sì, c'è attitude, bourrée, questo inizia col bourrée, dall'altra parte inizia con, no è uguale, sì, con la, no anche, beh, qua inizia con il bourrée, attitude, molto meglio, ok? Veramente molto meglio. Vogliamo fare dalla fine delle pirouette? Ok, e qui l'avete fatto, però ve lo dico in modo che lo conscio quando lo rifarete, che non voleva assolutamente vedere questa preparazione in quarta, cioè era pirouette, quarta pirouette, no, non vogliamo stare lì, ma non l'avete fatto, però ricordatevi che è così. Ok, facciamo solo delle pirouette e poi continuiamo. Queste sono le pirouette. Thank you.
Ok, bene. Bene, bene. Grazie Paolo. Tutto bene, vedendovi da lì, poi vabbè, magari il pubblico non lo vede, però siate consapevoli che i vostri burè non siano così, uniamo qua, in modo che comunque non veda troppo tra i piedi quando li facciamo, comunque siano fini, eleganti. Questo bene. Nicoletta, ricordati tu questa parte, che vogliamo sentire appunto questa pelle come delle magliettine, una magliettina che scende e rimangono giù, però lo stesso deve essere un po' morbida la parte sopra. Ah, proprio un pochettino più morbido, proprio le articolazioni delle spalle le vogliamo sentire. Questo tutto bene. Gli scene, sì, bene, è la stessa cosa, e poi quando facciamo questi scene è la stessa cosa, questa cosa qui dell'inizio. Quindi senza fare rumore quando scendiamo. Bene, brava Vienna. Ok, benissimo. Ok, e poi qua, ecco qui dove ho visto la schiena, adesso mi sono ricordata. Questa cosa, vai da lui, però sai che lui, che quell'altro là dietro anche è incluso. Quindi vai da lui, ma in realtà stai chiamando lui. Però stai chiamando lui. Quindi è molto seducente il collo, cioè proprio devi sentirlo. Poi scene, e qua, basta, cioè qua è scherzavo, basta, tutti fermi. C'è un momento di... E poi il movimento rinizia piccolo prima di diventare, lo vogliamo sentire nascere, ok? Va bene, quindi ci ricordiamo che in tutti questi, no, stiamo guardando lui che è lì, ma chiamiamo allo stesso tempo De Grieux e poi lui, quindi vogliamo sentirli tutti e due con... Anche sappiamo che ci sta guardando, poi, quindi giochiamo con questi sguardi, con l'espressività del collo. Facciamo dagli scene, Paolo, grazie. Bene, grazie. Solo questi piccoli, dopo l'ultimo scenè, quando ci giriamo, ok? Un momento, cioè voglio vedere che vi girate e poi avete l'idea. Quindi c'è questo momento di... E poi, dai. E chiamalo veramente, fammi vedere se mi chiami. Esatto, Proprio il gesto è proprio vieni. Questi qua è vero, vi ho detto, di essere come dei cronometri, cioè come una bomba orologeria, quasi crea tensione questo passo, no? Allo stesso tempo, questo non ve l'ho detto ieri, vogliamo appena appena guardare uno, due, si dice you checking them out, controlli, no? Controllo, anche se non li guardi direttamente, ma appena appena, cioè, comunque sei in controllo, vuoi sentire la temperatura della stanza, ok? Quindi un po' anche lo possiamo sentire, se comunque
questa parte è viva, espressiva anche lì, proprio controlliamo un po', e le gambe invece sono shum, shum, proprio sì, direi quasi veramente un cronometro, una bomba che sta per scoppiare, shum, ok, questa tensione, poi ci giriamo, fuam. Questi momenti di immobilità, di silenzio, anche se sono delle frazioni di secondo, sono importanti, ok? Per creare proprio una magia, cioè ha anche dei momenti là in cui è imprevedibile, quindi non sai cosa farà, cosa sarà la prossima cosa. Si gira e adesso? E adesso faccio questo. Quindi avete questi momenti in cui loro, e ora che fa? Sì, facciamo, quando ci giriamo, alla fine degli scene, quando si gira, prima di questi, yom, pam, pam, yom, pam. Vabbè, sono quattro sostenute. Comunque, Martina, qui attenta, so che tu lo sai meno, quando ci giriamo, tararam, tararam, questo è musicale, tarayam, pam, pam, è un piccolo saltino, yam, pam. Non è chassé, esatto, senza far rumore però, un saltino, l'idea è quella lì. Quando ci giriamo io non ho visto lo stop, non l'ho sentito, stop. Quindi potete farlo più. Qui vogliamo vedere proprio il gusto, gli state facendo questo a loro, cioè questa cosa è assolutamente... Deve essere davvero un momento abbastanza erotico questo, per cui il piede non è solo che, cioè vogliamo proprio che, è dal piede che succede poi questo in aria, in alto con le braccia, cioè il sale come un serpente, ok? Qui cambia completamente la qualità, guarda la mia caviglia, guardala tu, e questi sono niente, siete veramente, cioè non voglio vedere, quindi facciamo dei passi più grandi e esatto, non è carte, è fassé, è semplicemente questo, solo che questo qua è un po' più alto, ma è davanti, sono due, non ha importanza l'altezza, ha importanza quello che il vostro piede dice a lui, ok? Però non così, questo qua è proprio un normalissimo pas marché un po' più alto, fammeli tutti e due, pas marché, esatto, è proprio anche se lo fai alto, ma è un développé normalissimo, alto e fa sé. Ok, facciamo la stessa cosa, questi, vuoi sentire la musica? Mi fai solo da prima dei yum, pam, pam, yum. Grazie Paolo. Cercate il vostro
monologo, nel senso che non vi voglio dire esattamente, però se potete trovare i cambi di umore nelle cose, per cui avete fatto questo, il sostenuto proprio, cioè non so, cambio, scherzo, cioè, ok? E questi, anche questi, la musica ve lo dice chiaramente. Quindi sentitela, vi parla, non è solo una questione di ritmo, di musicalità, la musica nasconde il personaggio. Quindi questo è... Poi qua sono tutti frozen, no? Frozen, e siete state voi a ammaliarli, a rendere, a ipnotizzarli con tutto. E adesso fate svegli, fuori dall'ipnosi, ok? Quindi lo vogliamo vedere anche nel one, non è one, è one, fifth, quinte. Bene? Esatto. Bene, sì, morbide quassù. Aspetta, rilassati completamente. Rilassa. Poi senti che va solo un po' giù qui e poi ti abbandoni, abbandona al sopra. Vogliamo proprio ammorbidire questa parte in modo che possiamo usarla. Non è sempre, non siamo solo bidimensionali, no? Che siamo davanti o di fianco. C'è un sacco di movimento che si può fare con questa parte del corpo. Se qui siamo completamente piazzate, la parte sopra può fare qualsiasi cosa. E ci ricordiamo che per piazzarci qui cosa bisogna fare? Usare le dita dei piedi, esatto, queste dita è la sono le radici, le vostre radici, quindi mi fai un bel picche in quinta, vai, lontana, giù, esatto, proprio senti che vanno giù, il pavimento è il vostro amico, sempre, spingi, lì giù dovete essere fortissime, lì è dove siete forti, su, siete forti fino a qui, su no. Ok, facciamo da dov'è che stavamo facendo? Ah, da quando li svegliate. Ok, facciamo questi quattro soutenu. E qui potete scegliere voi, cioè non vi voglio dire, è una vostra interpretazione. Se potete fare o il soutenu veloce e poi giù, oppure questo lento giù, come volete voi, però deve essere un discorso, un parlare. Ok, va bene. Da questi qua, un pochino prima che fanno questi quattro soutenu. Ok, siamo fuori musica, ma non importa. Scusa, Paolo, abbiamo sbagliato. Facciamo un... Fammi un pochino prima, così, se no non siamo sicuri. Il secondo, ta-ti-ta-ti-ta-ri-ta-ta-ti. E fatemi vedere qui. Fammi vedere bene. E secondo. Soutenu. Vediamo la musica insieme. Siamo un po' fuori musica, ragazzi. Venite qua un attimo. Paolo, posso chiederti, lo puoi rallentare un pochino anche tu? C'è un piccolo rallentando in quel momento, appena appena. Sentite la musica, facciamo insieme. Su, anche direttamente da lì.
Grazie, perfetto. Vi dovete abituare a muovervi prima della musica. Se volete essere sulla musica, non potete aspettare la musica. Dovete essere voi a essere sulla musica. Quindi non vi potrete mai muovere veloci se non avete il contatto col pavimento con le dita dei piedi, perché allora dovete muovere tutta la gamba. Se riusciamo a proprio questa cosa di spingere via il pavimento, come i gattini, sai i gattini quando fanno questa cosa qui? Esattamente la stessa cosa. E cercate di proprio di sentire il piacere di usarli i piedi, le dita, il piacere, è molto piacevole come sensazione. Ci vuole molta forza e poi la svilupperete, però vi cambia completamente la qualità del lavoro e vi aiuta a essere musicali. Ok? Quindi facciamolo di nuovo, stessa cosa. Ok, meglio, ho visto l'effetto. Gli attitude, Nicoletta, mi prendi troppo tempo qui, deve arrivare in attitude, perché in realtà il passo, Virna l'hai fatto bene, il passo è attitude ma finisce qui. E sentiamo le... Ecco, è qui dove vuoi veramente sentire le dita che disegnano un cerchio per aria che arriva alla coscia. Esatto, ok? E ci ricordiamo i kuru che non li facciamo qui, ma li facciamo qui. Eccolo, questa sensazione di che ci spingiamo via, che non facciamo solo questo. Ci spingiamo via e giù qui, non qua, rilassato qua dietro e tirato su, qua pulled up e qua dietro. Questi qua, allora, non cioè, secondo me è carino se abbiamo un momento di questo prima di fare questi, cioè proprio è quasi una risata, cioè li avete presi in giro finora. Tutti e due, no? Li avete presi in giro, ma dai, io scherzavo. Ta, 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 ta. Questi qua è proprio una presentazione dei piedi. Tendu, 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 tendu. Toccano per terra. Esatto, esatto, toccano per terra, non sono un boate. Sono proprio... Gli fate vedere, ti piace questo o ti piace questo? Guarda questo, ok? Cioè è quello. E possiamo avere le braccia qui benissimo, però non è, c'è sempre un po' di questo su, appena appena. Prova a avere la sensazione di mettiamoci le mani qui e spingiamo giù, spingi giù i fianchi. Sentite la sensazione di che questo va giù e su puoi crescere, però i fianchi, questa cosa, questi vanno giù. E qua sopra poi sei libera, siete libere di muovermi, anche quando fate questo. Questo va giù, qua è libero. Questo passettino finale, che non è facilissimo. sì, vabbè. Cercate di renderlo, è veramente musicale. Yum ch ch, yum ch ch. È proprio un metronomo.
e per farlo dobbiamo essere alti su questa gamba. Se siamo in mezzo alle gambe non riusciamo, cioè dobbiamo proprio essere qua, su questa gamba. Vieni, fammi solo il piqué, questa qua, esatto, questa, in modo poi ti giri. Quindi siamo sempre su questa gamba, tutto il passo è su questa gamba, questo è solo un tome, siamo sempre su questa gamba. E questa è la parte importante, è la sinistra. E questo è veramente alla seconda. Esatto. Non altissimo, tenetelo basso. Ricordatevi che avete questo costume lungo. È importante la parte bassa. Aiuta molto se quando fate questo andate fino in fondo alle vostre dita. Andiamo fino a qua. Ok, questo vi tiene in equilibrio. Bene. Se voi andate in fondo qua con la forza, vi tiene in equilibrio, vi tiene su questa parte. Se questa parte è molle, diventa molle automaticamente anche l'altra. Via, fammi vedere. Esatto, eh? Proprio pensatelo bene in fondo. Lo vogliamo sentire fino in fondo. E anche quando facciamo tin, ti, ti, tin, ti, 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 non vogliamo vedere questi, e comunque sono solo le dita dei piedi. Esatto. E alte, ta ta ta, alto, alto, ta ta ta, alto, alto. Esatto. Voltate sempre e non così. C'ho questo coso. Qui dritti, giù, non abbiamo questa cosa qui. Vogliamo fare di nuovo questo finale? Dai, tarara, ta ta ta. Meglio, ancora non siete completamente musicali in quello, per cui finite che non siete musicali nell'ultimo, perché non lo siete lì. Adesso lo facciamo insieme. Questi qua sono un po' ande dan, secondo me, quando fai picche picche. Picche picche. Esatto. Se no, ora della fine. No, non era così, però. Un pochettino di più. Ricordiamoci, adesso vabbè, siamo in una sala, però quando avremo lui e avremo lui, questo è a lui, quindi non è al punto. Una cosa che diceva sempre Kenneth, che è importante da ricordare in tutto, in questi balletti il pubblico non c'è, per cui non stai mai facendo una variazione per il pubblico, anche quando guardi avanti. Non è un guardare, non è un presentarti più di tanto, non c'è il pubblico, siamo in teatro, siamo al cinema, siamo nella realtà, in realtà vuoi creare che diventi realtà questo. Quindi è sempre a qualcuno. Poi se c'è un qualche cosa, ad esempio qui guardi avanti per guardare poi gli altri, no, però non stai facendo una performance. Per cui non dimentichi, cioè, abituatevi a focus sulla gente proprio attorno, anche alle prove. Guardatevi, lo sguardo è vero, lo sguardo è vero. Va bene? E questo vi aiuta, se voi avete la focalizzazione su questo e sull'essere musicali, aiuta il cioè, tecnicamente vi avviene perché sposta la mente, cioè, vabbè, qua lavoriamo, dobbiamo avere due cervelli, uno che è sempre lì,
e l'altro, però dobbiamo abituarci a lavorare veramente con due cervelli, con due pensieri. Uno che è sulla tecnica, che ovviamente dobbiamo essere presenti, ma poi il resto, come abbiamo detto che lavoriamo questa parte in un modo e questa in un altro, è la stessa cosa, cioè siamo sempre attenti a che cosa succede lì, però il resto non possiamo leggere che state pensando ai passi, perché si capisce moltissimo quando uno guarda, lo capisce, quando un ballerino non è presente e sta pensando a qualcos'altro, si vede. Vogliamo sentire musicalmente questa cosa? Lo stesso momento. Io non posso farli questi, che mi fa male la caviglia però. Dovete essere molto disciplinate nel primo. Il primo è di via, ma dovete sforzarvi a essere musicali nel primo e poi dopo rimane. È come tirare ciung e poi rimane. Il primo deve essere veramente preciso. Tan, tan, tan. Vabbè, adesso non lo so cantare, però ok. Hai domande? Tu che lo sai meno, c'è qualche cosa di poco chiaro? Sì, solo la direzione. Il primo, sì. Vado giù o il primo è lì, però apre già dall'altra parte. Cioè fai la preparazione qui e cominci a andare. Fai un... Ti prepari qua e poi questo è completamente in diagonale, ok? Grazie. Il primo è il più difficile perché c'è questa specie, questo cambio di direzione che non è facile, esatto. Però è importante che teniate un po' il ritmo lì, che riusciate a tenere quel ritmo. È più veloce di quello che pensate, cioè è più veloce di quello che uno vorrebbe in un certo senso, ok? Cosa volete fare? Lo volete fare uno alla volta? Vi va o no? Tutto? No, però anche pezzettini, ditemi voi, oppure se volete lavorare una parte in particolare, magari uno vuole lavorare una cosa, uno vuole lavorare un'altra. Volete fare tutto insieme dall'inizio? Ok. Io non vi fermo questa volta. Però cercate di ricordarvi, un magnete con la gente, pensieri, una cosa ferma e poi hai un'idea. Cioè, è bello vedere, è importante vedere le idee che arrivano, da dove sorgono. E quello arriva solo nei momenti nella musica di silenzio o anche in un discorso. Uno ogni tanto è in silenzio. E poi pensa a una cosa, no? E la dice. Anche nella danza è importante questo. No, abbiamo detto che uno è questo, uom. Ah, quindi abbiamo questi momenti in cui è niente. Sono importantissimi perché crei proprio... La verità del pensiero che nasce, lo vogliamo sentire. Ok. Allora lo facciamo una volta dall'inizio. Aspetta, lo so che vi fermo, però per me il primo passo è tutto. E siete, non siete in musica. Aspettate la musica, invece non dovete aspettare. Siete voi che siete, dirigete voi l'orchestra col vostro piede, ok? Guarda, insieme ancora.
siete voi che... Pum, wham, pam, pam, pam. È come in Giulietta, no? Non possiamo aspettare. Tarara, tarara, è la stessa cosa. Tra le note è comunque musica. Ok? Bene. Senza rumore. Quinta posizione. Non mollateli adesso, da sul punto più bello. Più basso, Nicoletta. Bene. Wow. Brave, brave. Bene, bene. Quando siete stanche, mollate tutto ma non i piedi, per favore. No, ma perché vi aiuta, non per altro. A parte che, perché se no lo noti subito già. Però, a parte quello, è come se fosse una presa dell'elettricità. Tenete le dita dei piedi e il resto si rilassa e si riposa. Se no, usate tutto il corpo e fate il doppio della fatica. Solo molto attente quando fate queste quinte, che siano sempre bene in quinta. Alle volte sono un po' così, Quinta, esatto. E per fare una bella quinta, fammelo. Da giù, aspetta. Vai da giù, vai. Esatto, Se questo è così, non ce la fai. Come vi ho detto ieri, non è una questione di fare questo, è semplicemente una questione di spingere giù e essere lunga davanti. Non ha a che fare con questa cosa qui, ok? È solo una questione di pressione sul pavimento, in modo da usare bene qua, ok? Bene, facciamo due camminate, dai.
Facciamo la camminata di Manon. Per esempio, quando entra, quando lui la porta in mostra a tutti, come cammina secondo voi? Fatemi vedere, ognuna può avere. Ricordatevi, provate a non mettere sempre giù i talloni completi. Sì, esatto, in modo che non è sempre questo. C'è questo momento quando uno cammina, lo vogliamo sentire. Esatto, ok? Questo vi dà un'eleganza, vi dà anche un fascino, non siete terra a terra, c'è un qualche cosa di misterioso, una camminata che anche quella è ipnotica. E poi succede qualcosa al corpo, se siete qui si rilassa tutto, nel momento in cui siamo qui c'è un qualcosa che succede nel corpo che diventa espressivo. Ok, è molto importante come camminate, davvero tanto. È faticoso camminare senza veramente appoggiare completamente il tallone. Poi lo potete mettere giù, ma questo momento è importante. Ok? Sì, bene. Fammi un po' sulla punta. Ok, vai. Fino in fondo proprio. Esatto, prova a fare proprio solo dalla punta a giù e su, questo movimento qui. Anche meno giù. Un po' appena appena e su, devi rinforza questa parte come esercizi proprio, perché poi ti serve in tutto, poi qualsiasi cosa dovrai fare, questa cosa ti serve tante. Sì, se no insomma fai by a day, boom, invece vuoi questo, importantissimo. Esatto, rilassa qui, ecco. Ok? Esatto, e qua. Ricordiamoci bene, ragazze, di tutto di questa parte che deve essere espressiva, Non è solo in un pezzo, è espressiva. Li chiama, ricordate qua cosa abbiamo detto, no? Che lo chiamiamo, ma la schiena è molto espressiva, è molto importante lavorarla. Bene, ok? Brave, sarete delle belle ma non, addirittura, che belle! Grazie Alessandra. E lui era il mio degree. Un bel ricordo, no? Sì. Tanti ricordi. Ho una delle foto che adoro di più, è quella nostra che tu fai il letto, mi piace tantissimo. È bellissima. Grazie a te, grazie a voi. Un piacere. Ciao.